Nel prossimo servizio vediamo invece la celebrazione del 90° anniversario del liceo Fardella di Trapani che si è tenuta ieri. Era il 19 giugno del 1924 quando, con decreto reale, veniva assegnato su proposta dell'allora ministro della pubblica istruzione, il filosofo castelvetranese Giovanni Gentile, il nome di Vincenzo Fardella al Regio Liceo Scientifico nel capoluogo trapanese, costruito un anno prima. Sono passati 90 anni da quel giorno. Ieri pomeriggio, in occasione dell'anniversario della sua fondazione, nel monumentale atrio del Liceo Scientifico Fardella in via Garibaldi, si è svolta la cerimonia di celebrazione. A porgere il benvenuto la dirigente Daniela Melani. Il 90° penso che la possa riempire d'orgoglio, perché questa è una scuola da cui sono passati tutti i grandi trapanesi o molti dei grandi trapanesi degli ultimi anni. Sta dicendo proprio il vero. Oggi abbiamo voluto proprio commemorare questo anno, non dico giorno, perché abbiamo iniziato il 1° di ottobre del 2013 ed oggi dovremmo dire il 19 giugno del 2014, ma oggi chiaramente abbiamo anticipato quello che è l'intitolazione della scuola Vincenzo Fardella e la nascita del liceo scientifico a Trapani. Importante perché è stato uno dei 37 d'Italia, questo liceo scientifico che ci riempie enormemente d'orgoglio, perché non solo è nato in quel periodo, ma in 90 anni l'abbiamo mantenuto sempre giovane e sempre nuovo. Sotto la guida del professor Maurizio Vento ha avuto luogo l'esibizione dei 70 elementi del coro della scuola Cantas. A seguire momenti di danza e di musica, la descrizione multimediale dell'edificio tramite un excursus storico-architettonico e infine la rievocazione della nobile vita del patriota trapanese Vincenzo Fardella di Torre Arsa a cura dello storico Alberto Barbata. Sono stati premiati poi gli studenti vincitori delle borse di studio intitolate a Caterina Poma, Tommaso Laporta e Annalisa Sparta e degli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti e la lode. Quali sono le prospettive che si aprono per il liceo Fardella da qua ai prossimi 90 anni? Ma io direi ai prossimo decennio, così che compirà 100 anni dalla nascita. Indubbiamente con la nuova riforma il liceo Fardella è sempre al passo o anche all'avanguardia, per meglio dire, e tutto ciò che si fa al Fardella è per preparare una classe dirigente trapanese che sia ottima, sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, sia per quanto riguarda l'inserimento in altri contesti europei ed extraeuropei.